Amici carissimi dell'Umbria Vera e di Giada, salve a tutti. Guida al diritto. Grazie all'avvocato Diego Florio, oggi parleremo di danno morale. Quindi le novità, avvocato. Novità in questo caso abbiamo una sentenza recentissima del 20 aprile scorso, e una sentenza di Cassazione chiaramente. E in questo caso diciamo che la Cassazione ha precisato che il danno morale, in particolare il danno morale soggettivo, danno morale soggettivo diciamo viene detto più che altro quello che viene un po' personalizzato, quindi se è riconosciuto un danno morale in generale, in caso appunto ci sia un fatto che provochi anche danni fisici e quant'altro, un danno morale che come dire, è più o meno parallelo a quello biologico e fisico, insomma, e in questo caso il soggettivo è un danno di questo tipo, ma viene personalizzato rispetto a quelli che sono i parametri, insomma, generali utilizzati un po' per tutti. Questa sentenza appunto precisa che per questo tipo di danno appunto così personalizzato è necessario che chi reclama di aver subito questo danno deve provare dall'inizio, quindi già dall'atto introduttivo della causa, deve provare tutto quello che andrebbe poi a dimostrare appunto la maggiore gravità del danno subito rispetto a quello che è lo standard un po' riconosciuto in generale. Questa diventa un presupposto essenziale, perché se non viene da subito allegato, diciamo, non vengono allegati i documenti necessari o quelle che sono, insomma, prove in generale che si utilizzano nel giudizio, e non vengono allegate da subito, c'è il rischio che poi venga dichiarato comunque inammissibile e quindi non viene personalizzato questo danno, per cui se effettivamente c'era un danno maggiore che poteva essere liquidato, questo non succederà. Per cui ecco, in sostanza è molto importante che venga introdotto dall'inizio, cioè provato dall'inizio. E il giudice a sua volta avrà ovviamente il presupposto per poter quantificare meglio, personalizzare meglio il danno, però poi dovrà anche di conseguenza motivare in modo analitico e non stereotipato la decisione che appunto viene adattata alla fattispecie proprio concreta, e che ovviamente deriva da quello che è stato il supporto probatorio che è stato fornito dalla parte. Avvocato, ma legalmente come si procede? Beh, in questo caso parliamo di azioni civili, quindi normalmente con un atto di citazione. Quindi la parte che appunto risulta danneggiata deve provare, a parte il fatto in sé, come è successo, dove, quando e quant'altro, deve poi andare anche a curare la parte quantitativa e quindi dimostrare l'entità del danno, quanto appunto decide di chiedere una personalizzazione, quindi un danno maggiore, appunto addurre tutte le prove necessarie. L'azione civile è appunto con citazione, e quindi è necessario ovviamente fare aprire questo procedimento presso un tribunale civile, e poi ci sarà l'istruttoria e tutto un po' l'iter normale del procedimento, che andrà curato ovviamente poi a seconda dei casi. Ringraziamo l'avvocato Diego Florio, vi ricordo che lo studio legale si trova in via Cartolari numero 25 a Perugia, telefono fax 075 76 11 397, www.diegoflorio@libero.it.